Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qua su Formula 1 22. Quest'oggi siamo qua con l'undicesimo episodio della nostra carriera pilota, appunto con la Williams. Nello scorso episodio abbiamo corso in Canada ottenendo un fantastico quarto posto e ben 12 punti che ci hanno portato molto avanti in classifica perché siamo in decima posizione generale, il che è davvero qualcosa di incredibile. Oggi andiamo a correre a Silverstone, abbiamo una nuova rivalità dopo aver vinto quella con Lance Stroll, scusate, ne abbiamo una con Daniel Ricciardo. Dovevo scegliere tra Ricciardo e Norris, secondo me non ha molto senso farmi scegliere tra queste due persone perché probabilmente verrò spesso battuto, però vabbè, questa è stata la decisione che ha preso il gioco di propormi e quindi eccoci qua. Stiamo sempre sviluppando, ma abbiamo un bel po' di punti, quindi andiamo insieme a sviluppare qualcos'altro, più che altro quello che il gioco consiglia di sviluppare, ovvero queste cose qua. Ho proprio fatto miglioria consigliata, seguiamo il gioco perché sicuramente ci potrebbe dare dei grandi aiuti. Qualifiche di Silverstone dopo un ottimo feeling nell'FP1, dopo aver letteralmente distrutto tutti i programmi di prova, sono andato fortissimo, un secondo e mezzo ogni giro più forte del tempo richiesto, P20 nelle qualifiche, un secondo e otto dalla vetta, tutti molto vicini ragazzi, davvero più o meno un decimo tra tutti i vari piloti, tra ogni pilota. Io ho dato il massimo, ma non sono stato veloce, purtroppo. C'è da dire però che la gara sarà bagnata, lo potete vedere sotto la mia webcam, e il che mi spaventa e non poco, perché abbiamo fatto solamente una sprint race di 5 giri sul bagnato e generalmente Silverstone non è un gran circuito per me, però proveremo a fare una delle migliori prestazioni che abbiamo mai fatto, cercheremo di fare un ottimo lavoro. Prima di cominciare con il video, però, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale perché è un grandissimo supporto, è il massimo supporto che potete darmi. Per voi è completamente gratuito e a me aiuta tantissimo. Quindi mi raccomando, ragazzi, se volete supportarmi, fatelo. Vi invito anche a lasciarmi piace per darmi un feedback sul vostro gradimento per questa serie e anche a seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione, l'username a schermo, oppure basta cercare Sbindacolo nel posto della i. Lì pubblico tantissimi contenuti, sia inerenti a quello che faccio qua sul canale, sia degli off topic. Quindi mi raccomando, ne vale la pena, seguitemi anche lì se vi va. E detto questo, ci vediamo direttamente in griglia. Allora, si parla qua di una possibile parte asciutta della gara verso la fine, lo potete vedere in alto. Quindi io farei la strategia ovviamente full Inter per il momento senza pit stop. Vediamo come va. Se per fine gara si asciuga la situazione, si asciuga la pista, potremmo anche azzardare di andare con delle soft e magari vedere se riusciamo a fare qualcosa. Comunque P20 appunto proprio effettiva, no penalità. Speriamo di riuscire a fare una buona partenza. Ok ragazzi, eccoci qua pronti per cominciare. Modalità sorpasso attivata. Manteniamo la frizione, vediamo cosa riusciamo a fare in partenza. Andiamo. Cerchiamo di fare una buona partenza, niente. Proprio male, male, male. Oh! Albon! La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! Mamma mia, come l'ho tenuta! Dentro qua su Albon! Quanto mi era partita! Poi l'avete visto, quindi non serve neanche che io lo dica. Mamma mia ragazzi, avete visto quanto mi era partita? Come l'ho tenuta? Come ho fatto a tenerla? Non si può passare qua. Sul cordolo di prepotenza su Vettel. Stroll scoda tantissimo in uscita. Scusatemi, mi sta un po' partendo la voce, oddio. Così a caso. Mamma mia ragazzi, attenzione però perché ne abbiamo più di zoo, eh. Siamo veloci. Qua perderemo un sacco. Invece no, neanche troppo. Attenzione, dobbiamo passare zoo. Lo dobbiamo passare il prima possibile. Perché abbiamo più velocità probabilmente. In quanto a velocità pura siamo forse messi un po' meglio. Attenzione perché qua ci potremmo buttare. Ci provo. Ci proviamo. Sorpasso pulito. Ci inseriamo su Zoo e passiamo. Scusate. Adesso proviamo anche ad andare a prendere Stroll. Andiamo a caccia del nostro ex rivale.
Vediamo cosa riusciamo a fare. Se riusciamo per caso a riprendere qualche altra posizione. Siamo vicini. Potremmo provarci esterni. No, magari in uscita per incrociare, ma niente. E allora adesso cerchiamo di stare attaccati all'Aston, che però un pochino se ne va. Attenzione però, perché sul dritto, sul bagnato, non soffiamo troppo, per fortuna. Oh, qua ci avviciniamo. Qua c'è spazio, c'è spazio, c'è spazio! Dentro! Dentro senza pensarci due volte. Stroll ha dovuto allargare. Sorpassi buonissimi. Stiamo andando davvero forte. Siamo indiavolati. Queste condizioni diamo il massimo, proprio come Latifi che sul bagnato va forte, o meglio nell'FP3 va forte. Chi ha seguito l'Ungheria può capire. Siamo dietro ad Ocon adesso, e Ocon è prendibile, è prendibile. Qui ragazzi ci devo provare di nuovo, stesso copione di Zu prima, mi infilo anche su Tsunoda, magari c'è un rallentamento qua davanti, siamo costretti a passare là sul rosso. Perché Tsunoda non ci stava dando spazio, ma non accennava a rallentare, non so, oppure andare più veloce. Comunque abbiamo preso la posizione su Ocon e stiamo rimontando. Che rimonta che stiamo facendo, ragazzi. Oh, Tsunoda si sposta di nuovo. Io avevo deciso che non ci avrei provato. Tsunoda si è spostato. Altra posizione guadagnata per noi. E attenzione adesso, dietro a Magnussen. Pronti ad inseguirlo. Oh, attenzione qua, Magnussen è vicino. Non c'è lo spazio qua. Ma attenzione perché potremmo provarci prossimamente. Ovviamente non a Kops. Lì non si può sull'asciutto, figuriamoci se si può sul bagnato. Però magari sul rettilineo già potremmo pensarci. Non lo so, vediamo. Vediamo, stiamo attaccati qua nella parte guidata a K-Mag e alla sua AS. Adesso qua Hertz per cercare di stare attaccati al danese, ma non sono il danese, sì, penso, mi pare. Non mi ricordo, staccatona qua. E ci dobbiamo riprovare. Come con... Oh, attenzione perché qua Magnussen esce piano. Come con Ocon, come con Zhou. Ci proviamo anche con Magnussen che prova a coprire. Nulla da fare. Passiamo anche K-Mag, signori. Stiamo facendo una gara fuori di testa, fuori di testa. Che garone spaventoso. Vorrei sapere in che posizione è Ricciardo per rendermi conto della fattibilità nel riprenderlo. 10 minuti di pioggia. E allora gran parte della gara, ragazzi, c'è il rischio che sarà sull'asciutto. E attenzione allora, perché le carte in tavola si rimescolano. Ma se la situazione, se la gara rimanesse bagnata fino alla fine... No. Vabbè, DRS rotto, che me ne frega. Se la gara rimanesse bagnata fino alla fine sarebbe tantissima roba. Guardate quanto stiamo andando. Siamo velocissimi. Siamo velocissimi. Non mi interessa troppo di Stroll, ragazzi, perché è dietro. Qua vediamo se c'è lo spazio su Alonso dentro. Oddio. Attenzione Alonso, non volevo mettermi dentro, ma poi ho trovato un filino di spazio. Anche Gasly era andato largo. Potevamo passare anche lui, abbiamo deciso di non farlo. O meglio, l'avrei passato, ma è stato meglio non rischiare lì. Poi anche Alonso ci ha toccato, quindi un pochino abbiamo perso. Siamo vicini ai punti per ora. Quindi attenzione, perché Gasly davanti significa poi essere nell'ultima posizione fuori dai punti. E attenzione perché noi possiamo riprendere Pierre Gasly. E adesso qua ragazzi, copione di tutti gli altri giri, potremmo provare ad infilarci. Vediamo, non c'è spazio. Non c'è spazio. Per la prima volta abbiamo un'opposizione lì, non riusciamo a passare. E perdiamo un po', perdiamo abbastanza tempo con Gasly che adesso se ne va. Alonso va più forte di noi, ci dicono. Ok, forse stiamo entrando in fase calante. Forse la nostra rimonta sta per finire.
plausibilmente, abbiamo già fatto tantissimo, ma noi non molliamo perché Gasly è ancora passabilissimo, è ancora super fattibile prenderlo, quindi non dobbiamo arrenderci, facciamo attenzione, cerchiamo ovviamente però di non fare errori. Qua ci sarebbe spazio, no, ho dovuto rallentare, ho dovuto rallentare, c'è stato comunque un piccolo contatto ma nulla di serio. Lì ho dovuto rallentare perché noto che Gasly sta difendendo molto più, in maniera molto più aggressiva anche degli altri, nel senso che tende più a chiudere mentre gli altri lasciavano spazio spostandosi talvolta, l'avete visto prima. Gasly non lo fa, non lo sta facendo e non ha intenzione di farlo. No problemi, vorrà dire che ci prenderemo la posizione con altrettanta forza. Adesso qua rettilineo. Bisogna fare attenzione a Alonso dietro, che però per il momento dietro è e dietro rimane. Attenzione. Qua di nuovo siamo vicini per provare un sorpasso. Gasly è qua, è davanti alla situazione similare. Ci riproviamo. E Gasly fa la stessa mossa di prima. Va a chiudere. In maniera però, cioè sta difendendo bene. Non è una difesa subdola, non è una difesa. È una difesa aggressiva ma in positivo. Ok, capito. Bandiera gialla. Cosa è successo? Yellow flag. Qualcuno davanti magari ha perso una posizione, non so. Problemi davanti? Evidentemente no. Evidentemente che Magnussen, però è fuori Magnussen, mi sa. È dietro, volevo dire, scusatemi. E infatti penso proprio che sia dietro. Sì, è dietro. K-Mag dietro. Peccato, speravo che fosse qualcuno davanti. Qua. Errore nostro, errore mio, anzi. Stavo per andare un po' troppo a tagliare in uscita, però. Questa volta l'ha fatto Gasly, si è dovuto spostare. E siamo passati noi, adesso abbiamo via libera verso i punti, signori. Dobbiamo devo spingere come un pazzo per andare a riprendere la zona punti. Ce la posso fare, ragazzi, ce la posso fare. Bottas ha un problema. Che fortuna. Bottas davanti a noi ha un problema. Ragazzi, it's time to push. Eccolo, Valtteri. Sì, ragazzi, va piano. Si vede in noi, ci buttiamo subito. Oh, contatto. Bottas va a chiudere. Non ci sta, ma lì. C'era lo spazio, ce lo doveva lasciare, non ce l'ha lasciato. Siamo passati, passiamo di forza e siamo virtualmente in zona punti, ma vietato abbassare la guardia perché Bottas dietro adesso sarà sicuramente ancora più cattivo. Vorrà riprendersi la posizione, noi dobbiamo scappare via, mancano 5 giri alla fine. Mancano 5 giri alla fine, dobbiamo scappare via, dobbiamo spingere ragazzi, dobbiamo dare davvero il massimo. La pista si asciugherà presto. Non so cosa fare, ragazzi. Questo è un momento molto complicato. Bisogna vedere che strategie ci proporranno. Ok, e questo è importante. E questo è importante perché? Perché ci fa capire che probabilmente la situazione andrà avanti così ancora per un po'. Ho sbagliato, sto iniziando a fare degli errori. Abbiamo Schumacher vicino. Poi c'è Ricciardo là davanti. Ricciardo è nono. Dovremmo fare degli ultimi giri. Se ancora stesse piovendo come aveva fatto prima. Anzi, com'è che si. Fatemi qua. Aspettate, fatemi pensare come coniugare il verbo. Se in questo momento avesse piovuto come stava piovendo prima, ecco. Saremmo molto probabilmente già riusciti a riprendere Ricciardo, già riusciti a passare Schumacher. Invece loro stanno un pochino andando più forte perché la pista si sta asciugando. E questo si, cioè, si nota, ragazzi, che. La pista è un pochino più asciutta, si nota proprio. Però sta ancora piovendo, quindi in teoria magari potremmo provare a riprendere Sciumi. Ricciardo la vede dura. Che peccato però ragazzi perché siamo davvero veloci. Perdere la rivalità con Ricciardo mi darebbe fastidio perché con una macchina molto inferiore alla sua. Gli stiamo vicinissimi. Adesso abbiamo già la zona punti, ma io voglio prendere anche la posizione di Mick, voglio fare P9. No, ragazzi, DRS abilitato. DRS abilitato per questi ultimi giri.
DRS abilitato, questo vuol dire che la pista è pressoché asciutta. Sì, però le Inter vanno ancora bene, mi ci trovo bene. Ho un buonissimo feeling con queste gomme, quindi attenzione. Attenzione. Stiamo attenti, ragazzi, perché non è finita. Allora, si vede proprio anche dalla traiettoria che non è asciutto perché Cops si affronta in un'altra maniera sull'asciutto e invece qua comunque bisogna ancora frenare abbastanza e scalare. Però la situazione già è meglio rispetto a prima, si vede, non piove quasi più. Penso che le Inter vadano bene oramai, non ha senso fermarsi. Non credo abbia senso fermarsi. Perderemmo troppo, gli altri non penso si fermeranno. Io in generale rientro in pista cercando di non guadagnare troppo, ma comunque vedete sto perdendo. Io in generale ho un buonissimo feeling. La verità è che se gli altri si fermassero, a me andrebbe anche bene. Perché io non ho intenzione di fermarmi ora come ora, il feeling è buono. La pista è asciutta. Ma fermarsi per gli ultimi due giri, che senso ha? Scusate. Difficilmente si fermeranno gli altri, eh. Anche se dovessero farlo, io non cambierò. La mia strategia rimarrà questa, ovvero finire la gara con le Inter, con le gomme con le quali l'abbiamo iniziata. Perché mi trovo bene così. Siamo a punti per il momento. Va bene, provo a tenermi stretta questa decima posizione. Ragazzi, c'è un problema. È arrivato Gasly. È arrivato Gasly. È qua. Ha mangiato tipo 2 secondi in un giro. La pista è asciutta e qua si iniziano a rivelare le vere performance di vetture e di piloti. Guardate Gasly, è l'ultimo giro. Farò di tutto per difendere, ragazzi. Mamma mia, quello che faccio. Quello che faccio, ragazzi. Farò di tutto per difendere. Ma la vedo dura. No, però. Proviamo a difendere l'interno. Ci si mette lui, ci si butta. Difendo dall'esterno, allora. No, 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 non te la lascio vinta. No. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Perdiamo i punti così. All'ultimo giro. Garone, spavento. Siamo stati troppo. Ma ragazzi, non abbiamo. Che peccato, niente. Non ne abbiamo più. Non ne abbiamo più. Non ne hanno più neanche le gomme. Che peccato. Era stata la gara più bella che io avessi mai fatto. No, no, non. Che peccato. P12, ragazzi, che peccato però. Che peccato, quanto. Abbiamo fatto una gara spaventosa. Siamo stati sempre velocissimi. Abbiamo fatto una rimonta assurda. Abbiamo fatto una rimonta assurda. No, non è possibile. Per gli ultimi due giri. Ragazzi, comunque, questo è il motivo per il quale io sono pessimista. Proprio nella vita normalmente io sono una persona pessimista. Quando le cose vanno bene succederà sicuramente qualcosa che le farà peggiorare. E infatti è quello che è appena successo. P12, ma che gara abbiamo fatto, ragazzi. Solo che loro sull'asciutto si sono velocizzati, noi no. Guardate i miglior tempi. Il nostro miglior tempo, ragazzi, è un tempo da bagnato. Loro invece hanno fatto tempi da asciutto. Gasly, Alonso, Schumacher, tutti. Peccato, peccato davvero, ragazzi, perché non ci meritavamo di faticare così tanto. O meglio, abbiamo faticato gli ultimi due giri con l'asciugarsi della pista. Condizioni asciutte e quindi noi non siamo più riusciti a
ad andare forti. Stiamo perdendo la rivalità, ma è normale, è una rivalità inoggettiva. Il gioco, le rivalità le ha sempre sbagliate, questo me lo sono sempre ricordato. Speriamo di rifarci nostra, ragazzi, anche perché poi io vorrei riuscire a passare ad un'altra scuderia. Quello sarebbe il mio obiettivo. Quindi adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Non so neanche quando sia il mercato, per essere sincero. Vediamo se possiamo un attimino ordinare qualcosina qua. No, nulla. Non abbiamo abbastanza punti ricerca, diciamo. Quindi passiamo un po' avanti. Abbiamo ricevuto comunque vari potenziamenti, tra virgolette, vari aggiornamenti. Vediamo, no, nulla. Guardate, comunque la macchina è quasi al pari con l'Alfa Tauri. Mi fa strano, però questa qua, ragazzi, è una questione molto più di IA. Mi spiego. È stato così tanto veloce prima Gasly. Più secondo me per una questione di l'IA va più forte, l'IA si velocizza subito che noi. L'IA aveva anche bruciato meno le gomme, noi l'abbiamo consumato di più. Purtroppo, ragazzi, finiamo così. Però la gara è stata bellissima, dobbiamo esserne solo che fieri, abbiamo fatto una rimonta spaventosa. Altri punti arriveranno, siamo forti, l'abbiamo dimostrato più di una volta. E, va bene, dai. 12esimi comunque non è male, è il terzo miglior risultato stagionale. Quindi dai, ci sta, potevamo fare di più, ma sappiamo quanto valiamo. Vi ringrazio per questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un piacere su Instagram prima di iniziare il video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!